Buongiorno a tutti, do il benvenuto alla dottoressa Chiara Gattoni, assistente sociale e consulente del centro di ascolto e consulenza sulla SLA di AISLA. Buongiorno Chiara. Buongiorno a te, Stefania. Allora, io partirei subito con la prima domanda, Chiara. Che Certo. cosa ti ha spinto a occuparti delle persone con SLA? Ma allora, diciamo che sicuramente il lavorare in una clinica di riabilitazione che ha sempre affrontato dall'inizio, quindi proprio dalla prima presa in carico dei malati SLA, quando ancora non c'era tutta questa parte che è legata ad AISLE e a tutta quella che è stato il percorso di questa malattia anche all'interno dei riconoscimenti a livelli regionali. Lavorando in Maugeri da 18 anni, già dal 2006 ho iniziato a occuparmi di malati SLA perché venivano qua ricoverati. Grazie Chiara, perfetto. Ascolta, allora passerei proprio alla domanda successiva che è un po' collegata. Quali sono state quindi le motivazioni ad accogliere la proposta di AISLA di collaborare con il centro di ascolto e consulenza sulla SLA? Certo, allora sicuramente il fatto di incontrare quotidianamente in corsia questi malati e come sociale essere chiamata a rispondere a quelle che erano le loro problematiche, più che altro di tipo socio-assistenziale e di quindi reinserimento sul territorio nella gestione della disabilità. AISLA è stato sicuramente l'elemento di unione dal mio lavoro in clinica, quello che poteva essere invece una disponibilità anche sul territorio, tant'è che il centro di ascolto offre proprio questo tipo di link. E tutt'oggi, quindi ormai sono passati più di 10 anni, direi anzi quasi 20, l'idea di poter accogliere i bisogni, ascoltare i bisogni di malati da tutta Italia permette sicuramente di essere così vicina anche al di là di queste mura, insomma. Ecco, è proprio, beh, molto collegato a quello che hai appena detto. Io ti chiederei di raccontarci, una situazione, insomma, una situazione, un caso, per te particolarmente significativo che pensi, che abbia mostrato come sia possibile misurare gli esiti del centro di ascolto. Certo, è una domanda che avrebbe bisogno di un tempo lunghissimo perché le casistiche sono state veramente diverse, diverse per gli utenti, nel senso che la presa in carico è stata per persone anche molto giovani o per persone ovviamente debilitate anche dall'età, ecco, oltre che dalla malattia. Direi che il ruolo dell'assistente sociale in questo caso è stato diversificato perché, come si può capire, l'età spesso fa la differenza, i bisogni e quindi le risposte. Io direi che uno dei casi più significativi, ma diciamo più per far capire quello che può essere un intervento anche non diretto, ma utile, della mia figura è, mi vengono in mente questa coppia di persone. Anziane ma non anzianissime che si ritrovano a gestire la malattia, ma all'interno di una solitudine sociale che può essere gestita nel momento in cui è un aiuto reciproco della coppia, ma nel momento in cui la coppia diventa fragile non può più essere isolata. Quindi il lavoro si è affrontato su due versanti, secondo me, quello più pratico, più organizzativo, che è quello di far capire alla coppia, in particolare al caregiver, l'accettare delle figure esterne che ovviamente cambiavano in itinere man mano che la malattia presentava un'ingravescenza importante, e quello un po' di case manager, perché non possiamo non considerare che una coppia anche anziana non ha gli strumenti per interfacciarsi o chiedere esattamente quel tipo di servizio. E sicuramente il territorio non sempre offre la figura di una persona che coordina un po' tutti questi aspetti. Quindi io credo che in questo caso, più che l'attivazione pratica, che poi è avvenuta da me alle colleghe del territorio, quindi in questa sorta di mediazione, ma soprattutto è stato il tenere le fila del percorso del paziente e del caregiver. Quindi l'essere contattata man mano che
c'erano dei bisogni e quindi orientando la caregiver sul tipo di servizio, richiesta o bisogno a cui andare a rispondere con anche le risposte del territorio attinenti. E credo che per loro questa cosa sia stata importante perché ha sicuramente abbattuto il muro dell'isolamento, perché hanno così accettato appunto degli aiuti esterni, ma soprattutto la fiducia di una persona verso una persona che li ha condotti a delle risposte non tardive, perché poi il rischio di chiudersi è quello di arrivare tardi. Ecco, questo secondo me è un po' l'esempio di come in realtà una figura che non è esattamente presente sul territorio, perché ovviamente io lavoro fondamentalmente con dei contatti telefonici, ma è un trade union importante, quindi un po' un esserci sul territorio anche in questo modo indiretto. Grazie, grazie davvero Chiara, perché noi ci stiamo parlando a maggio del 2021, quindi dopo anche un'esperienza di oltre un anno di Covid. E sicuramente ciò che tu hai fatto emergere, la complessità, l'isolamento, la fragilità, è una dimensione che ahimè abbiamo molto esplorato e che credo esploreremo ancora per tempo. E quindi quanto è importante anche nella malattia andare a considerare tutti gli aspetti sociali che poi intersecano quelli sanitari, eccetera, eccetera, perché in questo modo possiamo essere di supporto. Quindi io ti ringrazio tantissimo, grazie alla dottoressa Chiara Gattoni e a presto. Grazie a voi, saluti a tutti.